Al The Space Cinema di Montebello torna a Voghera Film Festival, la grande festa del cinema indipendente internazionale. Tre grandi eventi ad ingresso gratuito. 10 novembre, notte horror. 11 novembre, animazione e cortometraggi. 12 novembre, documentari e lungometraggi. Dal 10 al 12 novembre, Voghera Film Festival 2017, al The Space Cinema di Montebello della Battaglia. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Casseggio rispondono alla domanda sul tema del giorno. Facebook ha censurato il bacio di Rodin, immagine simbolo della mostra curata da Marco Goldin a Treviso. Secondo Menlo Park, l'immagine mostra eccessivamente il corpo e presenta contenuti allusivi. Lei è d'accordo con questa scelta oppure no? No, sono assolutamente contrario. Direi che è un segnale chiaro della bestialità dei social. Non mi fa piacere che sia censurata, ce n'è di peggio su Facebook. Sono d'accordo perché comunque è una cosa storica, è una statua storica e allora comunque deve essere ammirata da tutti. E allora non deve essere censurato niente, perché se diventa censurata poi c'è da romperla, distruggerla o altre cose varie. E quindi c'è da mostrarla nello stato originale in cui è. Lei trova che ci sia qualcos'altro da censurare su Facebook e se sì che cosa? Vabbè, come nella democrazia, la mediocrità, però non pretendo tanto, diciamo che certamente non è un filtro meccanico che può individuare la bellezza e l'arte, insomma, ma mi sembra una banalità tale, insomma adesso non voglio farla lunga, ma il medioevo è imminente, ci siamo già. I social network piuttosto che farci progredire invece hanno rispolverato un certo tipo di mondo. Tu pensa solo al significato della parola social, che è gregario, la coscienza è un fatto individuale, stiamo perdendo la coscienza, è evidente. Tante altre cose, tantissime altre. Non frequento il Facebook, non è che ci guardo tanto, però ci sono, penso, tante altre cose che dovrebbero essere censurate. Penso che vada già bene così com'è. Non penso che... Vabbè, forse qualcosina, proprio nella descrizione potrebbe anche essere censurato. Le è mai capitato di essere connesso a Facebook e di ritrovarsi ad avere a che fare con un contenuto che la infastidiva? Ma io sono abbastanza adulto, diciamo che penso che c'è il problema dei minori, quello sì. Però facciamo finta di affrontarlo questo problema, ma in realtà sappiamo benissimo che nessuno mette fine. Cioè, è proprio qualcosa che ci sfugge al controllo internet e che ci impoverisce enormemente. Cioè, io quando vedo postare i piatti che vengono mangiati, secondo me è successo qualcosa di irreparabile. No, perché non ci sto tanto su Facebook, ci saranno i 10 minuti all'anno e tanto. Ha dei figli? Sì. Hanno Facebook? No, è presto, 7 anni è ancora presto. Ancora presto? No,